Bella a tutti compagnia, bentornati con un nuovo video riguardo Battlefield 2042. Oggi non sono qui per parlarvi di novità, ma bensì voglio aprire un discorso insieme a voi e sapere proprio voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Ovvero voglio aprire un discorso insieme a voi dove appunto ne possiamo parlare qui sotto nei commenti. Ovvero come DICE, Criterion e Reaper FX Studios gestiranno Battlefield 2042. Questo pensiero ce l'ho in mente ormai da settimane. Perché, parlando per me, più che sapere quando annunciano la beta, quando annunciano novità, roba del genere, io sarei più curioso di sapere cosa vogliono fare riguardo ai cheater e come vogliono monitorare questo nuovo capitolo. Perché, parliamoci chiaro, questo Battlefield 2042, secondo me, a livello di bilanciamento e funzionalità sarà davvero molto difficile da gestire. Perché innanzitutto abbiamo il multiplayer base di Battlefield, che comprende nuove meccaniche date dagli specialisti e un arsenale aperto. Dunque basta veramente un niente per rompere il gioco. Come ad esempio, non so, il Vector si scopre essere la nuova Type 2A e se non la fixano subito va a finire che tempo, una settimana, tutti quanti utilizzano una Type 2A diventa l'arma meta. Stessa cosa ovviamente vale per i specialisti. Poi abbiamo Portal, che ok, è una modalità just for fun dove ognuno può creare il proprio server, però giustamente se tu comunque non equilibri un minimo, ma giusto un tantino, potrebbe portare alla noia facilmente quella modalità lì, perché giustamente che divertimento ci sarebbe a giocare Abrams contro Sherman se l'Abrams one tappa lo Sherman, oppure che le armi di Battlefield 1942 facciano meno danno rispetto alla 2042 e così via, insomma, no? Un minimo significa. Sinceramente mi aspetto che qualcosina lo vadano a ritoccare ogni tanto. Ed infine abbiamo Hazardzone, che ancora, almeno a oggi che sto registrando questo video, non si sa ancora nulla. Ma andando a ipotesi su quello che io sia convinto essere una sorta di modalità Battle Royale diversa proprio dai Battle Royale, nel senso che non esiste la fase di looting, ma bensì solamente quella di sopravvivenza, dove appunto magari anche con degli NPC bisogna sopravvivere agli altri team. Anche in quel caso, secondo me, la modalità dovrà essere tenuta sotto controllo. Perché se come detto da molte persone devono introdurre gli NPC, ogni tanto dovranno essere un attimino ritoccati nel caso appunto i giocatori scoprono degli escamotage. Dunque, quello che a me sinceramente interessa di più in questo momento, piuttosto di sapere quando esce la beta, io personalmente sarei più curioso di sapere come gestiranno appunto i cheater e gli aggiornamenti, perché di certo non si possono permettere di fare degli aggiornamenti tardivi come in Battlefield 5. In questo Battlefield mi aspetterei un aggiornamento al mese. Prendete l'esempio di League of Legends. Per chi non lo conosce, è un MOBA online dove ci sono più di 150 campioni, ognuno è dotato con abilità uniche che ogni mese vengono equilibrati, perché se un champion di League of Legends raggiunge una certa potenzialità e utilizzo da parte degli utenti, cercano di abbassare la sua efficacia o aumentare quelle degli altri per cercare un equilibrio, cosa che risulta essere molto difficile perché ogni campione, come gli specialisti anche di Battlefield, ha delle peculiarità uniche che, anche se bilanciate, il giocatore forte o comunque proprio il champion base potrebbe rimanere molto utilizzato e così via. Dunque la Riot Games, i creatori appunto di League of Legends, fanno aggiornamenti costanti per mantenere l'equilibrio in modo tale che ci sia tanta varietà all'interno del gioco. Ed è quello che io personalmente vorrei da parte di DICE, ovvero un repentino immediato bilanciamento sul meta. Se appena uscito il gioco tutti quanti utilizzeranno, che so, il Vector, perché sarà l'arma buggata del momento, vorrei che da lì a poche settimane il Vector venga bilanciato. Non dico che lo devono distruggere, semplicemente o migliorano le altre mitragliette o ne diminuiscono l'efficacia del Vector, in modo tale da dire: guarda, il Vector è un'ottima scelta per questa situazione, un'altra mitraglietta, che so, la Uzi, sarà utile per un'altra situazione, soprattutto per quanto riguarda gli specialisti. E già vedendo i nerf all'interno del gameplay degli specialisti mi ha fatto molto piacere, perché vedere nerfata Maria Falk con la sua Syrette, che all'inizio poteva arrestare i propri compagni di squadra semplicemente sparandogli il dardo, invece adesso dovrà fare un'animazione completa, e questo va a bilanciare di molto il gunfight, perché se due squadre da 4 si incontrano, la prima riesce a battere tre persone dell'altra, all'inizio tramite la Syrette sparavi tre colpi e il team era refullato, adesso no, tu devi fare l'animazione completa per restarlo. Ed è proprio per questo che ho deciso di fare questo video, perché da parte di DICE già ho visto un minimo interesse nell'ascoltare la community e cambiare il gioco. Un'altra cosa che lo so che solamente a dirla molti diranno esagerato, però un'altra cosa che vorrei da parte di DICE, che effettivamente è già successo in passato, come ad esempio su Battlefield 5, ovvero sarebbe quello di poter modificare e ritoccare le varie mappe, esattamente appunto come hanno fatto in Battlefield 5 per la mappa di Panzerstorm, dove sono state aggiunte delle cose che vanno a migliorare la mappa, come ad esempio sono state introdotte delle querce per aiutare la copertura della fanteria, oppure i muretti e gli alberi che sono stati introdotti tra la bandiera di D ed E per aiutare l'avanzamento dei carri. Insomma, contando il fatto che Battlefield 2042 al day one conterà 9 mappe a sua disposizione, vorrei per appunto che DICE prenderebbe dei feedback soprattutto da parte della community, perché parliamoci chiaro, magari secondo loro alcune zone di mappa vanno bene così come sono, se però poi alcuni membri della community rovinano il gameplay trovando un punto in cui è possibile che, cavolo ne so, fare
fare spawn kill, non far avanzare i veicoli e così via, andrebbe sì da subito tenuto sotto controllo ed eventualmente modificare la mappa, esattamente come hanno fatto con Panzerstorm. Un esempio inverso sarebbe Galizia di Battlefield 1, una mappa molto criticata dalla community, perché si tratta di una mappa ambientata in Russia molto piatta, senza ripari né per la fanteria né per i veicoli, dove nella maggior parte dei casi chi, tra virgolette, camperava o comunque arrivava in zona per prima, vinceva un gunfight e questa cosa non è stata mai sistemata. Questa cosa io mi riferisco soprattutto al multiplayer di 2042, perché su Portal sinceramente non mi interesserebbe più di tanto un miglioramento della mappa, anzi parlando personalmente mi sentirei quasi geloso che mi toccassero le mappe dei vecchi Battlefield. Mi auguro che DICE ascolti la community nel caso ci siano dei feedback negativi riguardo alcune mappe, che a mio pensiero quella che potrebbe presentare più problemi in assoluto è quella ambientata nel ghiaccio, perché boh, tra tutte penso che sia quella con meno ripari artificiali, diciamo, dunque più facilmente da esporre al fuoco nemico, ma staremo a vedere una volta uscito il gioco. Questo discorso alla fin fine lo abbiamo già fatto durante il periodo di Battlefield 5, quando iniziarono a parlare di cambiare il time to kill, successivamente di cambiare il sistema di spotting e così via. Insomma, su Battlefield 5 tutte queste migliorie sono avvenute troppo avanti nel tempo. Quello che dico io è che DICE con questo nuovo capitolo, soprattutto se non vuole, diciamo, tra virgolette fallire nel suo intento, deve essere repentina a sistemare il gioco, soprattutto quando si presentano cose gravi. Ad esempio ancora adesso su Battlefield 1, Battlefield 5, Battlefield 4, chiunque ha problemi nell'entrare nelle partite dei propri amici. Tra chi gli arriva il messaggio che il server non esiste, tra chi gli arriva il messaggio che la squadra è troppo piena, in realtà non è vero. Insomma, anche diciamo queste piccolezze, che in realtà non sono piccolezze, perché parliamoci chiaro, questo problema di entrare dagli amici si presenta sin da Battlefield 4. Vorrei che DICE lo tenesse sotto controllo in questo Battlefield 2042, e non che di nuovo ci ritroviamo di fronte a un gioco dove io cerco di entrare da un amico che mi esce scritto il server a cui sto partecipando non esiste. Scusami gioco, il mio amico come cazzo c'è dentro, scusa, no? E sia ben chiara una cosa, tutto quello di cui ho discusso in questo video non vuole essere una critica rivolta ad DICE o al Battlefield 2042 stesso, è semplicemente una discussione da appassionato di Battlefield ad altri appassionati di Battlefield come me, per sapere voi cosa ne pensate riguardo queste cose qui, ovvero se sono cose che anche a voi interessano oppure semplicemente le ignorate questi problemi. Detto questo ragazzi, il video finisce qua, fatemi sapere voi sotto nei commenti cosa ne pensate riguardo questo discorso e mi raccomando supportate il video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non lo siete, passate dal mio profilo di Instagram che trovate qui sotto in descrizione, o noi ci vediamo questo pomeriggio stasera in live sul canale Viola o con un prossimo video sempre by Bad Company Italy.